Evasione fiscale e sequestro per equivalente di beni per oltre 28 milioni di euro, coinvolti due armatori di Torre del Greco. Presunte irregolarità al comune di Nola, 18 indaganti in attesa dell'udienza preliminare, il comune si costituisce parte civile. Funivia di Montevergine, al via i lavori di ammodernamento. Angri Ecoservizi, nomina del nuovo CDA per il sindaco Ferraioli, è legittimo. Focus su Eco Game Biodiversità al Circolo L'Incontro a Baiano. Ciclo pellegrinaggio per la pace a Visciano, atto di fede in onore della Madonna del Carpinello e di Padre Arturo. Questi titoli, adesso una brevissima pausa. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. A Nola, villaminieri.it. Ben trovati dalla nostra redazione. Sono stati i finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Napoli ad eseguire il sequestro preventivo per equivalente per oltre 28 milioni di euro, beni nella disponibilità di due armatori del napoletano. Una maxi evasione fiscale è stata scoperta dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Napoli, coinvolti gli armatori Rizzo e Bottiglieri e la moglie di quest'ultimo. A loro carico è stato emesso un decreto di sequestro preventivo di beni per equivalente fino alla concorrenza di circa 28,7 milioni di euro di beni immobili, denaro ed altre liquidità. Tutto è cominciato da una verifica fiscale nei confronti della società armatoriale conosciuta come RBD SPA, con sede legale a Torre del Greco. I militari avrebbero evidenziato rilevanti operazioni finanziarie effettuate con società di diritto estero, per la maggior parte del Lussemburgo, secondo gli inquirenti, riconducibili al gruppo imprenditoriale. Tra queste società figurerebbe una controllata della RDB SPA, la Lux Dynamic, con sede in Lussemburgo, ma fiscalmente domiciliata in Italia, la quale avrebbe omesso di dichiarare utili per oltre 37 milioni, che sarebbero stati distribuiti attraverso il rimborso di un prestito obbligazionario che sarebbe stato considerato dagli investigatori privo di valide ragioni economiche. Per questo motivo nel giugno del 2014 era già stato eseguito un sequestro di alcuni immobili situati a Capri, Ischia e Milano nella disponibilità dei soci della RBD SPA per un valore di oltre 11 milioni e mezzo di euro. Gli sviluppi delle indagini avrebbero ricostruito l'origine dei redditi non dichiarati dalla Lux Dynamic con liquidità provenienti da un'altra società lussemburghese, la Marine Trade, che sarebbe stata costituita al solo scopo di effettuare investimenti speculativi nel settore dei derivati sui noli navali. Secondo gli inquirenti, la Marine Trade avrebbe sottratto a tassazione in Italia, negli anni dal 2006 al 2008, circa 120 milioni di euro. Oggi il nuovo sequestro, sigillo a due ville a Torre del Greco, una a Pesco Costanza, in provincia dell'Aquila, oltre al sequestro di polizze assicurative di ingente valore. I carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone accusate di corruzione aggravata dal metodo mafioso per episodi nel settore della sanità in provincia di Caserta. Due ordinanze in carcere, quattro agli arresti domiciliari. Fra i destinatari delle misure c'è anche Angelo Grillo, già in carcere sempre per fatti corruttivi nel settore sanitario casertano. Coinvolto l'attuale responsabile dell'ufficio legale dell'ASL di Caserta, Raffaele Crisci, e l'ex direttore amministrativo dell'azienda sanitaria, ex sindaco di Caserta, Giuseppe Gasparin. Finita in carcere anche la segretaria di Grillo, Assunta Mincione. Agli arresti domiciliari sono finiti invece gli altri due indagati, Pasquale Valente, autista di Grillo, e Giovanni Cavallero. Il 13 ottobre prossimo l'udienza preliminare del giudice Sepe deciderà se rinviare a giudizio i 18 indagati dipendenti, ex dipendenti, imprenditori e politici coinvolti in un'inchiesta di Palazzo Orsini su presunte irregolarità al comune di Nola.
L'ente si costituisce parte civile nel procedimento. Una vicenda tutta nolana con presunte irregolarità commesse da dipendenti, ex dirigenti, politici e imprenditori, ipotizzati abusi di ufficio, di atti contrari ai doveri di ufficio, di mandati di pagamento emessi in favore di ditte non in regola con i contributi previdenziali. 18 le persone coinvolte a vario titolo in un'inchiesta che vede per gran parte dei procedimenti coinvolto il vice segretario comunale e dirigente Santaniello. Tra gli indagati anche l'attuale presidente del Consiglio Comunale Rino Barone, all'epoca dei fatti assessore alla pubblica istruzione. È accusato di abuso d'ufficio in concorso per i lavori effettuati presso l'asilo nido comunale da un'impresa risultata, secondo l'accusa, non in regola con il DURC, alla quale era stato affidato direttamente il lavoro di sostituzione di un serbatoio e di una pompa idraulica e di alcuni interventi edili. Lavori che, secondo i magistrati, sarebbero costati un importo superiore del 500% al costo reale. Antonio Mauro e l'imprenditore Antonio Mercogliano risultano coinvolti nell'appalto per la pulizia dei Reggi Lagni. Secondo l'accusa, Mauro, utilizzando il proprio ruolo di collaboratore del presidente della SMA Campania, avrebbe indotto l'affidamento a Mercogliano di numerosi appalti per la pulizia degli alvei. La procura avrebbe ipotizzato il pagamento di una tangente in favore di Mauro da parte di Mercogliano per tutti i lavori effettuati. Il PM ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli indagati. Ora sarà il giudice dell'udienza preliminare, Giuseppe Sepe, a dover valutare se archiviare o rinviare a giudizio le persone coinvolte a vario titolo nei 14 procedimenti d'inchiesta. L'udienza preliminare è fissata per il prossimo 13 ottobre. Il Comune, in attesa delle decisioni del giudice, si costituisce parte civile, dando incarico di rappresentare e difendere l'ente all'avvocato Pasquale Mazzeo. Una decisione della Giunta obbligata, visto il coinvolgimento di alcuni dipendenti comunali di ruolo e di altri, l'esecutivo ha giudicato necessario tutelare la posizione dell'amministrazione per il risarcimento di danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali patiti. Gli agenti della sezione volanti di Avellino hanno individuato i responsabili di una violenta lite avvenuta nella tarda serata di sabato in un pub cittadino. Gli agenti hanno ricostruito l'esatta dinamica della lite scaturita poi in aggressione che ha visto coinvolti un gruppo di giovani calciatori appartenenti ad una squadra dilettantistica irpina. Nella circostanza, in seguito all'assunzione di numerose bevande alcoliche, un giovane della compagine sportiva in evidente stato di ebbrezza formulava apprezzamenti poco carini nei confronti della moglie di un compagno di squadra. Ne nasceva pertanto una violenta discussione che veniva sedata sul nascere dai gestori dell'esercizio commerciale. Sembrava che tutto si fosse risolto, ma così non è stato, in quanto l'alterco proseguiva in strada, dove i tre ragazzi si affrontavano inizialmente con parole ingiuriose e minacce, per poi passare inevitabilmente alle vie di fatto aggredendosi. Uno dei tre rimaneva ferito in quanto colpito al collo da una bottiglia che gli procurava fortunatamente lesioni guaribili in 7 giorni. Grazie alle immediate indagini svolte, nonché alle testimonianze acquisite, sono stati individuati ed identificati gli autori dell'incresciosa vicenda. Un 24enne ed un 25enne di Avellino sono stati deferiti in stato di libertà per lesioni aggravate in concorso. E sono iniziati i lavori di revisione, di ammodernamento e di ripristino della funicolare di Montevergine. Il progetto prevede il restyling delle due carrozze, la realizzazione di una via di fuga per i passeggeri, oltre a lavori elettromeccanici. Funicolare di Montevergine è uno degli impianti più importanti d'Italia e secondo in Europa per la pendenza del 64% da affrontare. Uno strumento di viaggio che nel suo periodo di attività trasportava in media ogni anno 10.000 passeggeri tra andata e ritorno dal santuario. Da anni il servizio è sospeso perché l'impianto necessita di importanti lavori di riqualificazione, di revisione e di ammodernamento. Il progetto parte dalla necessità di adeguare la struttura alle normative vigenti. Le due carrozze saranno ammodernate, saranno effettuati i lavori di ripristino della corsa e realizzate le vie di fuga per i passeggeri con strutture in legno in caso di sosta improvvisa. D'intesa con la provincia di Avellino, con il comune di Montevergine e l'AIR, si effettueranno lavori di elettromeccanica. Il ripristino dell'impianto, la sua fruizione ai fedeli, rappresenta una priorità, così come la valorizzazione del santuario nel calendario degli eventi turistico-culturali organizzati dalla Regione Campania. Bella giornata, una bella mattinata, per tante ragioni. La prima, per quello che mi riguarda, perché dimostriamo che
si mantiene la parola. Questo era uno degli impegni programmatici che avevamo, lo manteniamo. Marzo-aprile rientra in funzione a funicolare Montevergine, un grande risultato ed è un aiuto straordinario a mettere ordine anche nei flussi di turismo religioso che abbiamo in questa zona. Veramente un grande patrimonio. Abbiamo qui 2 milioni di pellegrini che arrivano, 2 milioni. Dobbiamo quindi attrezzarci dal punto di vista della mobilità, evitare che arrivino decine di pullman, creando anche problemi di sicurezza. E poi in prospettiva lavoreremo anche per incrementare la quantità di residenze, di alberghi che abbiamo in questa zona. E quindi intorno ad un patrimonio religioso straordinario può crescere anche un'economia che dà respiro a tutta la zona. Per Avellino vi comincio a dire le cose che faremo con certezza, poi vediamo dove arriviamo con i fondi europei. Non voglio raccontarvi frottole perché non è questa la nostra abitudine. Completiamo ovviamente tutto il lavoro nel polo di Montevergine, non solo la mobilità ma anche i lavori di restauro, e cercheremo ovviamente di dare una mano anche per realizzare una struttura alberghiera che ci veniva sollecitata dall'Abate. Funicolare non solo, De Luca ha parlato della bonifica dell'area della isochimica e dell'elettrificazione della linea ferroviaria Salerno-Avellino. Assumiamo un impegno alla bonifica dell'isochimica, ci vorranno più di 10 milioni di euro. Ma è un impegno che dobbiamo assumere, non c'è niente da fare. Quello che costa, costa, dovremo bonificare l'area isochimica perché non possiamo più avere la Campania come terra dei grandi disastri ambientali, perché questa cosa la paghiamo sul piano internazionale. Isochimica, Bagnoli, a terra dei fuochi. Questa, come dico io, dovrà diventare non la terra dei fuochi ma la terra dei fiori. Dobbiamo bonificare tutto. Questo costa, ma anche qui con i colleghi consiglieri faremo uno sforzo per inserire ovviamente nel POR e cercheremo anche un'intesa con le Ferrovie dello Stato. Io credo molto, costerà 50 milioni di euro, ma dobbiamo fare l'elettrificazione della linea ferroviaria Avellino-Salerno per portare in pratica l'alta velocità ad Avellino, perché in 10 minuti si arriva a Salerno e si può prendere l'alta velocità, si arriva a Milano. È una cosa importantissima. E per il Presidente della Regione Campania, visita mattutina anche al Centro Ricerche Oncologiche di Mercogliano, una struttura di valore internazionale con macchinari all'avanguardia, come ad esempio il ciclotrone e scienziati preparatissimi, impegnati tra l'altro nella lavorazione di materiali radioattivi per la diagnosi del cancro e dei tumori. Per De Luca la prevenzione e lo studio dei tumori sono armi decisive per la lotta alle patologie, anche le più tremende, e il CROM di Mercogliano, con il coordinamento dell'Istituto Pascale di Napoli, ottiene ogni giorno risultati straordinari a servizio delle strutture di cura e dei malati. Dalle nomine ai dubbi su eventuali incompatibilità per i componenti del Consiglio di Amministrazione della Angri Ecoservizi. Il sindaco Ferraioli chiarisce ogni dubbio definendo legittimo il nuovo CDA e invita i componenti a lavorare per il risanamento dell'azienda. Un nuovo CDA per rimettere in riga le attività della Angri Ecoservizi, l'azienda comunale che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la manutenzione del verde e la gestione delle aree di sosta. Una società da sempre in lotta con i numeri, con il comune costretto annualmente ad intervenire per ripianare le perdite. Una società il cui recupero delle criticità finanziarie potrebbe divenire il traino economico delle attività, garantendo forza lavoro e premialità per i cittadini virtuosi che dal 2001 praticano la raccolta differenziata senza ottenere nulla in cambio. Lo scorso 30 settembre le nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Presidente Arturo Desiderio con i componenti Cinzia Spera e Salvatore Troiano. Un Consiglio di Amministrazione finito al centro delle polemiche tra chi difendeva le professionalità locali a discapito di una presidenza affidata ad uno scafatese, al posto di Marcello Ferrara, in pool per una nomina. Poi le voci di incompatibilità che avevano impantanato le attività fino ad arrivare alla posizione netta del sindaco angrese, dove ha chiarito la legittimità del CDA, smentendo ogni dubbio sulle presunte incompatibilità. Nessun dubbio, ma un invito al Consiglio di Amministrazione a mettersi al lavoro con il massimo delle energie affinché si riesca a dare un nuovo corso alla società. Ricercare le sinergie vincenti con i dipendenti e la città, un'azione gestionale condivisa potrebbe portare al raggiungimento di traguardi importanti.
Ridare slancio alla Angri Ecoservizi significa rimettere in ordine la gestione societaria, cancellando le criticità finanziarie esistenti che ne rallentano la crescita e ne limitano il ritorno economico per le famiglie. Immigrati in protesta questa mattina a Sarno. Per diverse ore gli extracomunitari hanno sequestrato un dipendente dell'hotel che da circa un anno li ospita. Gli extracomunitari hanno protestato con la commissione territoriale per i ritardi degli iter burocratici. Chiedono infatti di sapere quando verranno convocati per il riconoscimento di status di rifugiati. La situazione si è sbloccata quando gli immigrati sono stati garantiti un incontro per la giornata di domani. E i giovani del Forum di Mugnano del Cardinale del Liceo Enrico Medi di Cicciano hanno animato il focus sulle tematiche ambientali. L'iniziativa nei locali del circolo socio-culturale, l'incontro di Baiano. Un progetto, quello dell'Eco Game, il riciclone messo a punto dai giovani del Forum di Mugnano del Cardinale e l'esperienza maturata dai giovani del liceo statale Enrico Medi di Cicciano sui valori della biodiversità nell'ambito dello stage svoltosi a Expo 2015 sono stati al centro del focus proposto nei locali del circolo socio-culturale L'Incontro a Baiano. Protagonisti e animatori del focus proprio i giovani impegnati nelle due iniziative attraverso il racconto di Brigida Napolitano, portavoce del forum, e Antonio Longo e Tania Angiero, portavoce dei tre gruppi del MEDI coinvolti in attività di studio e di lavoro per un mese circa nel megaparco biologico e della biodiversità nella rassegna di Milano. Evidenziate le peculiarità dell'EcoGame, l'originale gioco da tavolo destinato alla buona pratica della differenziazione dei rifiuti da promuovere e diffondere nelle scuole, un progetto che ha già incontrato importanti consensi e significativi riscontri negli enti locali e nell'offerta formativa di varie scuole. Aperti a 360 gradi poi i riflettori sulla depredazione a cui è costantemente sottoposto il pianeta Terra. Depredazione per la quale la popolazione mondiale, affardata dal 20 agosto, ha già bruciato il patrimonio delle risorse disponibili per l'anno in corso. Uno scenario la cui permanenza minaccia il futuro del pianeta Terra e di tutte le specie viventi. Uno scenario a cui una seria e efficace alternativa è largamente costituita dalle pratiche della biodiversità, segnatamente in agricoltura. Il 6% dei bambini della Campania tra gli 8 e i 9 anni sono severamente obesi. I bambini affetti da obesità grave sono oltre 23.000, senza dimenticare che i bimbi obesi in totale sono 82.000 e quelli in sovrappeso oltre 103.000. Sono alcuni dei dati dell'indagine del Ministero dell'Istruzione e della Salute relativi al 2014, evidenziati oggi nella seconda giornata di Alfa Omega, il primo convegno nazionale sulla prevenzione in corso a Città della Scienza a Napoli. Appassionati di mountain bike in pellegrinaggio a Visciano, il ciclo pellegrinaggio che annualmente si rinnova nel giorno di San Francesco, un atto di fede in onore della Madonna del Carpinello e di Padre Arturo D'Onofrio. Combinare fede e devozione con lo sport amatoriale è possibile, anzi è una realtà che si è venuta sviluppando nel corso di circa 20 anni per assumere il profilo di vero e proprio evento spettacolare nel giro dell'ultimo quinquennio. Si è rinnovato, come è consuetudine, in coincidenza con la prima domenica di ottobre, il pellegrinaggio dei cicloamatori al santuario dove si venera la Madonna del Carpinello a Visciano. Una giornata speciale per la ricorrenza festiva in onore di San Francesco, nel segno dell'amore per il creato e delle istanze di pace nel mondo. Un appuntamento per rendere omaggio al servo di Dio, Padre Arturo D'Onofrio, artefice della realizzazione delle opere umanitarie nel mondo e che si rapportano alla piccola opera della redenzione fondata dall'Apostolo dei Giovani. 5.000 i cicloamatori provenienti da Campania, Lazio e Molise convenuti nel raduno fissato a Schiava di Tufino nel piazzale antistante la chiesa di San Michele Arcangelo. Poi la lunga teoria multicolore dei corridori ha affrontato i tornanti della provinciale che conduce a Visciano. Un percorso agile favorito anche dalla ventilazione
tipica delle classiche miti giornate ottobrine. Poi la visita al santuario e la partecipazione alla Santa Messa officiata nel Parco del Campanile. E a tutti i partecipanti al pellegrinaggio, i promotori dell'iniziativa hanno consegnato la maglietta simbolo con il logo dell'appello alla pace nel mondo. Non ci sono altre notizie, la nostra informazione si ferma qui. A tutti voi grazie per essere stati con noi, arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita. Fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano. www.tufanoarredamenti.it